Bella B! Bella G! Bella a tutti quanti quelli collegati in diretta o che per chi non riesce a essere in diretta in differita al nostro Il Caffè con B2G. Arriverà il caffè? Arriverà il caffè. Sì, l'ho chiesto, vediamo quindi, se arriva. Oggi domande e risposte. Oggi è lo spazio Q&A, quindi se avete qualsiasi domanda da chiederci o avete delle risposte a darci. Da darci, noi troviamo le domande che neanche Marzullo, noi siamo qui per questo. Ci piace. Partiamo con delle domande che sono già arrivate, perché qualcuno quando è preventivamente quando è arrivata la comunicazione del ci sarà la nuova live ha già iniziato a scrivere qualche domanda. Certo. Abbiamo selezionato alcune domande nelle stories, tra cui una interessante è apparsa sotto al video del qual è la differenza tra il Ferro 5 o l'ibrido 5, e la domanda è: ma farete mai dei video di confronto fra un bastone e un altro, fra una marca e l'altra, fra un modello e l'altro? Assolutamente, secondo me può essere, ma questa cosa la rispondiamo alla fine, perché perché è un po' complesso. Partiamo con delle domande un po' più veloci, questa entro la fine. Faccio una cosa io su questo argomento, ovvero Bravo. Recensione di bastoni, marche, modelli, eccetera. Scriveteci voi qua sotto nei commenti che cosa vi aspettereste da una recensione di un bastone o da un confronto fra due bastoni, così vediamo se le idee possono essere e soprattutto similari. Sfruttiamo la live per avere un feedback subito pronto in diretta e poi alla fine pensiamo a come strutturare un video del genere. Allora, poi andiamo avanti, facciamele una succulenta. Una facile. Qual è stato il vostro colpo migliore, se ve lo ricordate? Allora, primo dobbiamo ricordarceli perché, cioè, più che altro ricordarci perché è successo 30 anni. Sì, esatto. però insomma di storie golfistiche ne abbiamo abbastanza, di colpi ne abbiamo tirati. Secondo me bisogna fare un piccolo distinguo. Intanto c'è un video, se cercate B2G colpo migliore, c'è un video dove chiacchieriamo di questa cosa. Ma tra l'altro vecchissimo. Sì, era tra i primi. Sì, secondo canale, me è il primo anno, probabilmente. Però c'è da fare un distinguo, secondo me. Risultato migliore o colpo sentito migliore o che ha fatto esattamente quello che volevi, anche se poi il risultato non è perfetto. Perché è diverso. Ma ti direi che anche si può mettere il contesto, magari pressione, aspettativa contro cosa è saltato fuori. Ci sono vari di metodi di misurazione. Io il tuo immagino che so quale dirai, non c'ero, ma me l'hai raccontato così tante volte. Sì, l'ho raccontato tante volte. Ti aspetto un altro racconto. Ma raccontalo. Ma no, faccio veloce. Ismolas, gara del Club Med, che era una delle gare di quelle di cartello con la finale nazionale, poi la finale internazionale, insomma, discretamente ambita. Era alla stregua a quei tempi, quelle gare erano un po' alla stregua delle ufficiali, quindi delle gare un po' più serie che poi si facevano dalla federazione. E giocavo tra l'altro a Ismolas spesso con chiaramente Roby Paolillo, scarso, fortissimo ragazzi, uno dei giocatori italiani più forti da quando sono nato. Esatto, cui abbiamo avuto la fortuna. Prima non posso metterci parola perché non c'ero, ma di quelli che ho visto giocare assolutamente lui. E niente, insomma, quindi buca 16, che è un par 5, tutto un po' in costa, con l'arrivo in salita, vento tutto di traverso, quasi contro. Tiro una papagna di drive che va tutta a sinistra e vola il bunker, va giù e praticamente sono sotto ancora a quasi 200 metri con un bushes, cespuglioni classici, esatto, davanti. E quindi io avrei tirato probabilmente tra il 5 e il 4 come ferro da quella distanza. Ma ferro, ibrido o legno? Nel mio caso era ferro, soltanto che non c'era spazio per farla partire abbastanza alta. E quindi il risultato qual è stato? Ho pensato, qual è il bastone che me la fa tirare a quell'altezza per passare il bacio? Il ferro 7. Ho tirato una vangata col ferro 7 che è andata dritta verso l'asta. Saliamo il green e mi ricordo ancora con il mitico Lorenzo Fabbrini, che
che era un bambinetto, cioè avrà avuto 12-13 anni. Bambinetto. Era un piccoletto. Che va, cerchiamo, caspita, non trovo sta palla. Te l'aspettavi davanti al grino, inizio grino. Lui va a cercarla dietro nel bunker, io la cerco impicciata sulla sponda, che ho pensato non faccio tutti sti metri. Risultato? 2 al par 5. Abbiamo sifoneggiato l'Albatros. Tra l'altro, poi mi sono un attimo incartato, se non ricordo male, la 18, e ho fatto, mi sa, un doppio. Mi sono rimangiato quasi tutta. Comunque, se vado a memoria, ho comunque giocato, credo, meno 5 o meno 6. Quindi, con doppio alla 18. Sì, pure. Sì, perché stavo già giocando bene. Poi, sai, con meno 3 in una buca sola, insomma, aiuta. E vabbè, insomma, comunque quello... Cioè, ovviamente per via del risultato e anche un po' del contesto, secondo me rimane il colpo che mi ricordo di più in assoluto, anche se forse colpiti nelle mani bene, magari ce ne sono anche stati tanti altri diversi, anche in condizioni diverse, però quello. Poi c'è un po' di pat che magari che mi hanno fatto passare dei tagli al pelo, il pat che contano, pat che pesano. Però ricordo la sensazione, ma non ricordo bene il gesto. Invece lì mi ricordo proprio tecnicamente dov'ero. Potrei tornare e mettere la palla per terra, perché ritirare so esattamente... per 7 e non arrivare al green. E infilarmi dentro. Dentro al bush. Invece tu, Benny? Io invece il colpo che ricordo più volentieri è prettamente legato alla situazione. Che in realtà era un colpo, potrei dire, abbastanza facile. Si trattava di una gara all'estero in Inghilterra. Dove io stavo giocando anche abbastanza malino, ero lì per provare a passare il taglio, quindi niente di che. Però con me giocava un talento, un ragazzo forte, adesso non mi ricordo se inglese o gallese, del tempo. Quindi c'era un po' tutta la platea degli allenatori, diciamo, quelli che è l'equivalente dei nostri tecnici della nazionale, ok, a guardare, più un po' di pubblico assiepato. Arriviamo alla penultima buca, terza ultima buca, non mi ricordo quale fosse, un par 3 corto, era un centinaia di metri, mi ricordo, ho giocato il pitch, quindi niente di clamoroso. Io ero ultimo a partire perché avevo fatto schifezza la buca precedente. Parte il primo del nostro team e mette la palla a un metro dall'asta. E tutto, oh, bravo, bravo, pubblico british, molto applauso. Arriva il talento, che assolutamente non mi ricordo chi sia, quindi magari adesso gioca sul tour, ma non ho idea. Tira e mette la palla a mezzo metro. Applausone incredibile, guardate, questo è il nuovo giocatore del millennio. Soprattutto che team, perché i team si pesano su quei colpi. Sui par 3 lunghi, quello è un par 3 corto. Par 3, dai. Poi arriva Benny e tira la ciabattata a 10 centimetri. E quindi, cioè, si ribalta la situazione. Cioè, aspetta. Ciabattata perché? Perché era un brutto colpo? No, te lo ciabattata nel senso, cioè lui ha fatto uno swing bello, io ho fatto una... Non l'avete mai visto swingare, vero voi? Ho tirato una zampata quale che sia. E palla a 10 centimetri. Ovviamente tiravo all'asta incattivitissimo perché dovevo cercare tutte le aste per fare birdie ovunque. E il pubblico allora a quel punto era come dire, ma se quello là è forte, questo è ancora più bravo. Forte. Per fortuna che il pat era praticamente dato, se no l'avrei falciato con tutto il pubblico. Ma soprattutto adesso la domanda è, vi hanno poi seguito per le altre 17 buche per vedere se continuavate così? No, per fortuna eravamo già a fine giro, quindi scusa, ci ha seguito alla 18, sì, hanno guardato. E poi si sono segnati i nomi e da lì è stato detto, sconforto. Questo qua me lo dovrò guardare perché secondo me fra qualche anno farò un canale YouTube in italiano e quindi adesso abbiamo una serie di tifosi inglesi che ci seguono, ma non è vero. Ok, allora, prima di ricominciare con un'altra domanda, allora, Luca Santi 1988, consigli per diversi modelli di bastone per diversi livelli di abilità dei golfisti. Puoi spiegarla meglio? Così entro la fine cominciamo a dare un po' le direttive di questo tipo di video. Non solo ti fai fare le domande, ma le vuoi anche spiegate meglio? Perché, allora perché, facciamo fare tutto a loro in questo momento? Sì, perché qui siete voi che potete fare le domande, quindi... Mi piace quando parte con le televendite. Vuoi anche tu fare una domanda nel canale B2G? Fai la domanda Gigi non per, va bene. No, per capire bene, nel senso che vorresti un video dove a seconda di fasce, ipotizzo che tu dividi di abilità. Per abilità, ok, sì. Vorresti sapere
che bastoni mettere, anche di che case. O che tipologia di bastone, magari esatto. Come assemblare la sacca. Ok, spiegherà un attimo meglio, perché così posso rispondere meglio. Ok, perché è molto interessante. Sì. Tanto tu vai, cerca un'altra domanda, perché questa dei bastoni l'altra ne parliamo domanda alla fine. Ce la fa il buon Sanga, Paolo Sangalli, che chiede una domanda semplicissima. Ma quanti siamo sul canale? Cosa stai toccando? È arrivata una telefonata, non posso staccare perché sennò non vado in diretta, perché non abbiamo il wifi. Scusate. Sto cacciato. Quanti siamo sul canale? Allora, allora i numeri sono un po' eterogenei, nel senso che è difficile dire esattamente un numero. Secondo me quello che forse dà più l'idea di quanti realmente usufruiscono, direi così, sfruttano, guardano, seguono, non lo so, curiosano, ecco sì, forse curiosano, forse è giusto, perché adesso vi dico esattamente di cosa si tratta, è il numero di utenti unici, cioè quindi device unici, che si connettono per vedere un video nell'arco di un certo spazio temporale. YouTube ci dà la possibilità di vedere questo dato fino a un massimo di 3 mesi, ok, sopra i 3 mesi non va, non so perché, e il dato è di oltre 50.000 utenti unici diversi. Chiaro che utente unico non significa esattamente un utente unico, perché magari uno ha due device, due cellulari diversi, e o cellulare una volta computer si attacca con uno, attacca con l'altro, però insomma in generale togli anche una quota parte. Io direi che almeno un 35 è verosimile, ok? Perché togliamo quelli che magari usano più di un device, e se calcoliamo quanti sono realmente i golfisti praticanti, fondamentalmente si può dire che quasi tutti quelli che praticano golf con una discreta assiduità o sono interessati al golf, almeno un video ogni 3 mesi lo vedono. Poi da qui ad entrare nel merito di quanti realmente usufruiscono quotidianamente, o se noi usciamo, sapete quante volte usciamo? Noi usciamo con 2 video a settimana ormai da anni, il lunedì e il giovedì, sempre alle 18.30 su YouTube, e adesso abbiamo inserito anche un po' di short, perché YouTube fa questi short, che sono video sotto il minuto, alcuni estrapolati da video già usciti, altri invece sono video proprio fatti ad hoc per questo formato, in verticale da un minuto, e ne escono altri 3. Quindi alla fine escono 5 video a settimana, chiaro, quelli succosi con il numerino sono quelli del lunedì e il giovedì. E a giro, ogni 5 settimane, abbiamo la pianificazione che gira, quindi una settimana esce il rattrappo, una settimana esce il rattrappo un tour, una settimana esce una nostra sfida, una settimana esce un approfondimento su, diciamo, tecnica e simili, un'altra esce invece un approfondimento su materiali o sulla strategia, ok? E poi dopo 5 settimane si riparte con rattrappo un tour e quant'altro. Quindi diciamo che il video del lunedì detta un po' questa cadenza. Quelli del giovedì sono un po' più liberi, quindi lasciamo andare alla nostra alla fervida immaginazione golfistica. Fervidissima. Abbiamo un'altra opinione sul percorso del golf del Ducato, e io posso dare delle opinioni perché, se tutto va bene, fra un mesetto avrò lì una gara, il campionato italiano da PGI. L'ho già giocato altre 2 volte nelle 2 edizioni passate del campionato, e devo dire che è un campo che a me diverte tantissimo. È quel tipo di campo che non ti lascia mai giocare 2 o 3 colpi, 2 o 3 buchi uguali di fila. Quindi c'è sempre sul tee di partenza ogni volta da fare un certo ragionamento. Attenzione, ecco che abbiamo il caffè. Attenzione, guarda, perché lì è arrivato. Dov'è? La inquadro se ci riesco. Salve. Ciao. Caffè in diretta. Intanto non avevamo i diritti per poterla riprendere, e ci farà causa, quindi stiamo chiudendo il canale. Volevamo dire che è l'ultimo caffè. Deca il tuo, Gigi. Ed è Deca, perché il cuore se ne va. Grazie. E abbiamo anche la foto di ghiaccio. Allora, c'è una domanda. Finito? No, stavamo dicendo. Parma. Ah, sì, Parma. Uno di quei campi dove sei sul tee di partenza e ogni volta non puoi metterti lì a tirare il drive a casaccio, ma ogni colpo va
ragionato studiato. E piazzato sia in termini di distanza che in termini di direzione che in termini di effetto. Ci sono delle buche. Ci sono delle buche dove bisogna, per sfruttare al meglio la buca, bisogna partire con delle palle a effetto ma potente, cioè di riuscire a fare un gancione secco dal tee, un mega slice ti mette la palla a una distanza veramente inferiore che non tira la palla dritta. Ti aggiungo un pezzettino, se la vogliamo riparametrare non a giocatori che giocano contro par come giochi tu e che magari giocano anche non, lì non ci sono i back tee se non ricordo male, no, quindi giochi sul dal tee comunque giallo, è che è un campo molto forgiante per anche i neofiti, perché non è difficilissimo, quindi ti lascia abbastanza giocare, ma ti costringe a pensare a ogni colpo, soprattutto al primo, dove spesso e volentieri quello che ci entra in testa è quello è l'idea del devo tirare forte, devo fare più strada possibile. Lì ti insegna anche, sì, però se cerco di tirare forte mi parte storta, piglio un albero e sono sul tee delle donne, oppure per le donne sono poco avanti al mio tee, chiaramente la buca parte in salita anche se non era in salita. Quindi, e ci sono delle buche in salita e in saliscendi. E quindi posso dire che se vi capita di essere nelle zone del parmense e volete fare un giro Ducato di Parma, sicuramente sarà un campo che vale la pena andare a fare un giro. Io aggiungerei una cosa, che secondo me, cioè, dato che noi abbiamo avuto la fortuna di girare tanto, io mi sento di poter dire, in Italia, tranne, ma non mi viene neanche qualche rara eccezione perché non mi viene in mente, quindi senza neanche qualche rara eccezione, tranne forse i campi promozionali che chiaramente sono fatti apposta per essere un po' più piccoli, con delle strutture che costano meno e quindi di conseguenza anche con magari meno scenografici o quant'altro, tecnicamente, tendenzialmente noi abbiamo dei percorsi che sono nettamente superiori alla media dei percorsi di qualunque altro stato anche dove quelli si gioca che golf. Noi consideriamo campi di livello un po' inferiore in realtà sono degli ottimi campi il più delle volte, proprio anche come disegno. In Italia non si sbaglia mai. Comunque, scusa Gigi, è buono qui, è buono qui, è buono B2G. Questa se l'era preparata, l'abbiamo già fatta una volta e gli ho detto che non si poteva sentire. Però, e io la rifaccio. E lui la rifà, vabbè, però è buono B2G. caffè. E quindi mi sento di dire che fondamentalmente dove vai vai, forse caschi guarda, piedi. Quello che chiaramente cambia, dato che il campo è vivo, e l'abbiamo visto per esempio adesso questa estate quando sono arrivate delle calamità naturali che hanno fatto cascare alberi, è cambiato un po'. Comunque troppo secco per buona parte dell'anno. Comunque è o più, in altre zone d'Italia troppo bagnato per rispetto alla stagione. È più quasi una questione, intanto salutiamo pubblico dal vivo, è più una questione di manutenzione, che ci sono dei momenti dell'anno in cui il campo sta meglio e dei momenti dell'anno in cui sta peggio, però tecnicamente direi che dove vai vai c'è sempre qualcosa da imparare, ecco, golfisticamente parlando qualunque campo ti insegna qualcosa. Bravo. Anche il più facile, anzi la butterei lì, se troviamo il campo con per sfortune esterne di clima sfavorevole lo troviamo malandato, usiamolo come palestra per poter allenare magari i colpi dal rough pieno di terfoglio piuttosto che dal ferro un po' spelacchiato, dalla fanghiglia, quindi sfruttiamolo per diventare noi dei migliori giocatori. Vero. Quindi non andiamo a criticare il lavoro di greenkeeper che magari 2 settimane prima hanno avuto una tempesta e non quindi ci sono delle piante ancora in mezzo alle pietre, si svegliano all'alba e hanno noi in mezzo che giriamo e gli diamo fastidio. Perché loro alla fine stanno lavorando, allora, per loro noi siamo un cavolo di fastidio che gira. Considera che loro in realtà stanno tagliando il centroferro e noi andiamo in giro per boschi, quindi allora, noi abbiamo un certo rispetto. Vero, cioè, ma noi abbiamo bosco, imparato ad andare storti. Noi abbiamo imparato ad andare storti per loro, perché sì, gli vogliamo bene. Sicuro, è esattamente per quello. Va bene, comunque detto ciò, Zero Dodo, che poi è Seiale, giusto? Ah sì, Ale. La foto è uguale a quella di YouTube. Hanno senso le pratiche per trovare il centro di gravità delle palline, tipo immergerle in acqua e sale e vedere come girano. Spiegazione allora, di che cos'è questa cosa. Ah, non posso fare una battuta, allora vai. È partito girare serio. Le palline. È partito serio. Ok. Ci sono, si vedono, trovano anche dei video su YouTube dove si prende una ciotola d'acqua, si. Acqua salata, molto salata, densa, in modo tale che la palla possa stare, possa galleggiare. Si prende la palla, la si fa
girare su se stessa, e se la palla si inclina o inizia a girare a casaccio è considerata una palla poco centrata, cioè con un centro di gravità che non è esattamente al centro della palla. Ci sono anche altre tecniche, c'è addirittura, credo lo vendano anche su Amazon, lo compriamo e ci facciamo un test. Dopo ne parliamo. Mi piace, ma non so di cosa stai parlando. È un affarino che fa girare la palla con l'aria. E serve, esatto, con l'aria, e serve apposta. Gabri Sorbara, grande. Gabri ce l'ha, per esempio. Voi pensate a qualcosa? Cioè, tu stai già pensando di comprarlo per farti in realtà prestare da Gabri, sì, e dire realtà, che l'avevi comprato, sì, io, perché c'è il braccino corto. Perché c'è il braccino corto. Come fai a tirare così forte con le braccia così corte? Non capisco. Comunque, per entrare nel tecnico, sì, ovviamente capita che ci siano delle palle non perfettamente centrate. Calcolate che per qualunque materiale, ok, che siano le teste, gli shaft, le palline, quello che conta nella qualità che comprate non è tanto la qualità costruttiva legata del bastone, è sicuramente una questione di materiali. Ovviamente più sono nobili, più sono migliorativi e meglio va il bastone o la palla, più è studiato tecnicamente, quindi più palla, più layer e tutto, ok. Però una delle cose che si paga tanto è proprio il controllo qualità, perché immaginatevi in una linea produttiva che fa 100, ok, fatto 100 i pezzi che escono, se io ho un controllo qualità molto basso, quindi che la controllo una ogni tanto, sì, potrebbe essere che scarto qualcosa, ma scarto molto poco o addirittura non scarto quasi niente. Mentre se hai un controllo qualità molto serrato e con dei gap molto stretti, il rischio è di far fuori tanto materiale, quindi quello fa innalzare il costo generale, però sei più sicuro che a te arrivi una palla precisa, un bastone preciso e quant'altro. Questa è la grossa differenza. Ti faccio una domanda provocatoria. Ti sento provocatorio, infatti. È forse per questo che su internet, attraverso... Come me la stai prendendo un po' dogleg. Siti paralleli, attraverso siti dogleg, si trovano in maniera, si reperiscono in maniera relativamente facile, dei bastoni di qualità molto alta, che magari sono stati scartati dalla casa di produzione originale? Può essere... O dici che magari sono proprio dei clonacci e basta? Sì, credo che nel mucchio ci sia un po' tutto. C'è sicuramente il clone, che è fatto poi con materiali meno scaditi, pregiati, e quindi di suo. Quindi nettamente, tra l'altro a volte è anche molto pericoloso, perché per esempio gli shaft in graffite di bassa qualità tendono a spezzarsi per via della torsione, e le schegge, non essendo annegate in una quantità sufficiente di resina, tendono a schizzare ovunque e quindi possono proprio far male, e proprio male, quindi meglio evitare. Però ciò detto, secondo me il problema è che se non hai un canale che ti dà la sicurezza di quello che stai comprando e che si prende anche la responsabilità di quello che sta vendendo, stai sempre rischiando che quella cosa sia o un clone o semplicemente uno scarto, che quindi è molto vicino all'originale, ma se è stato scartato probabilmente è perché non è all'interno del range di tolleranza della casa e quant'altro, oppure non sai chi l'ha usata, come l'ha usata. Queste sono le tre, diciamo, problematiche. Per quanto riguarda le palline, mi ricordo che fino a qualche anno fa si usava le palle XXXXX. Stampavano le lettere X sopra la marca della palla per dire: questa Titleist non è da considerarsi di qualità, qualità secondo le direttive della Titleist. Tra l'altro, quindi non usatela perché non risponde alle nostre qualità. Poi probabilmente qualcuno riusciva a uscire in qualche modo e venivano vendute usate o spacciate o non so che, sì. Però si trovano frequentemente adesso, sì. Non più probabilmente perché le elimino direttamente. Si può essere comunque lì c'è un problema anche di quello che uno vuole ottenere. Cioè, tante volte prendere una palla di livello superiore serve per avere proprio un maggior controllo e una maggior uno standard per ogni tipo di colpo. Certo. Perché io dico sempre: scegliete una palla, anche se è la peggior palla della storia e magari non è quella che va bene per voi, e se voi fate due volte lo stesso putt, già non sapete voi se l'avete tirato uguale. Se poi anche la palla non è uguale, una magari un po' più dura parte appena più forte, una più morbida
attutisce di più e il risultato è che... Il risultato è che se mettiamo due patte nella stessa zona vuol dire che è successo qualcosa di sbagliato. Sì, esatto, è molto difficile. E qui è uguale, quindi si va a prendere una palla di qualità superiore per poi avere il rischio che la palla in realtà abbia magari qualche magagna, perché se è stata comunque tirata fuori dal mercato. E Titleist è famosa, è risaputo, quindi non dico niente di particolare, che è una di quelle che ha il controllo qualità sulle palle più alto. È venuto fuori uno scandalo un po' di anni fa su Callaway, che infatti si è portata e anzi ha comprato un macchinario che scannerizza e che riesce a essere ancora più preciso, dicono, di Titleist. Comunque sono arrivate tutte a un livello di attenzione su questo genere di aspetti veramente maniacale, soprattutto sulle palle di qualità medio e medio alta. Intanto c'è Rigo Patters che ci invita a cena, io te lo dico, no, allora, in Valtellina. Senti, è diverso. Venite a fare un video. Venite a fare un video in Valtellina Golf, è questo l'invito. No, c'è, sotto c'è scritto cena fuori. Punto. Verde incredibile e scenario incantevole. Poi sotto ha sbagliato lui e ha messo cena offerta. E non sa che deve aprire un mutuo. Esatto, non sa perché dove sia andato a parare con questa sarà frase. Durissima, perché sai che far mangiare noi. Perché poi Benny sembra, cioè sembra smilzetto rispetto a me, ma fa paura, perché è tipo un corridore di maratone. Lui può mangiare ad oltranza per ore e ore. Datemi adeguato tempo, io potrei mangiare all'infinito. Nel mio caso vado tutto storto per colpa del mio fitter Gigi. No, c'è scritto per... fitte. È perché hai detto un po' armonese. Gigi ne sai qualcosa sotto, un altro messaggio. A Gigi ne sai qualcosa del fitter? Di quel sai... fitter, conosci per caso quel fitter? Ma non so chi è IB78. IB78.78, con un'immagine che molto scia. Atletica che scia in una posizione scia, che boh, non capisco tanto di scia, ma mi sembra bella. Comunque sicuramente è colpa del fitter, secondo bravo me. Cioè, voi partite dal presupposto che la figata di fare fitting è che poi puoi dare la colpa a qualcun altro. È come col maestro. Sì, esatto. Merito del giocatore, colpa del maestro. Bravissimo. Ma è che poi è la classica del caddy. Il caddy, esatto, cosa dice? Il caddy dice: abbiamo giocato bene, ha giocato male. Mi sembra. Ok, è uguale. Quindi vincete sempre. Intanto si dichiara come Lorenzo. Ah, Lorenzo, grande. E si dice anche Macchi atleta. Ma vabbè, però c'hai la foto dell'atleta. Vai, allora, altre domande che arrivano dalle chat precedenti. Cioè da... Altre domande delle chat precedenti. Intanto che aspettiamo. Intanto una di questa chat: quando caricate il prossimo Rat Trap, troppo belli, gli altri li ho visti tutti almeno 10 volte. Rat Trap è goloso. Però, allora, noi abbiamo un solo problema sul Rat Trap, che noi ne faremo anche ad oltranza. Il problema è che è il format che ci occupa molto più tempo, sia per le riprese che per il montaggio, e ci vuole l'ospite. E dato che noi abbiamo quasi sempre solo la possibilità di riprendere in settimana il martedì, meglio se il pomeriggio, tecnicamente tanti o sono lontani o non riescono a liberarsi in settimana, quindi è sempre un po' problematico costruire una storia carina di un giocatore che magari non abbiamo già fatto come tipologia e che possa venire in settimana, nell'orario, nel posto. Stai in cui riusciamo la domanda. E quindi noi comunque cerchiamo di... No, perché lo chiedono in tanti. E effettivamente noi la pianificazione che spiegavo prima, ovvero ogni 5 settimane girano i video main del canale, ok, quindi Rat Trap on Tour, la nostra sfida, quello sulla tecnica o materiali e quello sulla strategia, girano a 5 settimane. Abbiamo fatto il conto che è il massimo delle volte in cui riusciamo a fare in un anno dei Rat Trap, che quindi sono 5 settimane, 50 settimane in un anno, più o meno 10 Rat Trap, e quindi è proprio il Rat Trap che ha dettato la costruzione di questa pianificazione di uscite, che so che le so soltanto io, credo, nessuno credo si sia mai accorto. Anch'io. Però se accorto. Guardate, per esempio, il Rat Trap on Tour è sempre numero zero finale, quindi è il 780-790, perché noi, uscendo con 2 video a settimana, avendo una pianificazione di 5 settimane, ogni format fondamentalmente si ripete sempre nello stesso numero finale.
tu pensa quanto sono malato. Cioè, sì. Capito perché io tenevo le statistiche. Decisamente. Perché tenevo le statistiche di gioco e tutte queste cose qua? Perché sono malato e mi piace. E il fitter lo faccio anche per questo, perché mi piacciono i numeri, sono malatissimo. Qui è una domanda doppia, in cui c'è anche un doppio uso dei... congiuntivi. Ah no. Non dei congiuntivi, ma dei verbi. Ovvero... quali obiettivi avete per la crescita del canale e come possiamo, penso lui e la community a sto punto, aiutarvi a farvi crescere? Urca! Qua metto giù il foglietto, prendo un bicchiere caffè d'acqua lungo. E mi sdraio e ascolto la tua risposta. No, allora sai che cosa ti faccio? Gliela facciamo? Benny! Ci introduci quello che tu pensi di questa domanda, perché no, parlo sempre io, scusami, abbiamo qua un fior di maestro che parla, passa il tempo a bere acqua, però ghiacciato, vai. Allora, vai. Che cos'è? Ti aggiungo un pezzettino che secondo me lì è celato, ma te lo metto perché lo voglio sapere io, anzi voglio che esca perché io chiaramente lo so. Qual è il motivo anche per cui abbiamo cominciato e continuiamo a fare video? Perché secondo me è anche quello che detta poi dove arrivare, no? Esatto. Allora, il motivo del canale B2G è il poter trasmettere quella che è la passione per il golf. E in un certo senso, diciamo, ringraziare il gioco del golf per tutto quello che ci ha dato e poter ridare qualcosina in cambio anche noi, che sia... dei video in cui facciamo delle flappe, o che sia magari io ho fatto un sacco di caponi o che sia magari un video che possa far appassionare un giocatore nuovo o far riappassionare un giocatore che aveva smesso, sì. O qualsiasi cosa, per noi è già assolutamente un traguardo. Cioè, noi puntiamo a questo, a far ritornare la passione a chi magari per qualsiasi motivo familiare, lavorativo, che l'aveva fatto un po' spegnere, o a far venire la passione per il gioco a chi magari non ce l'ha ancora. Quindi questo è il motivo. Quindi dove andrà il canale B2G, dove lo vediamo fra qualche anno? Spero che continui ad andare verso la direzione in cui riusciremo a raggiungere sempre più persone, a far appassionare sempre più persone. Magari non è detto che devono per forza iniziare a giocare, ma è già sufficiente il fatto che possono sapere che il mondo del golf è un mondo aperto anche a loro, che le porte, che i cancelli del campo da golf non sono sempre chiusi, non è come lo stereotipo che viene dipinto dall'esterno. Che non tutti sono antipatici. Noi per esempio siamo brutti antipatici, che è un plus. Ma la domanda è più brutti o più antipatici? È lì domanda, brutti antipatici è finire, però è finito. E quindi arrivare a più persone possibile. Come un utente potrebbe aiutarci, perché secondo me qui scatta quel senso di appartenenza a una community che è la nostra community di B2G sotto i video. Noi siamo soltanto un modo per accorpare persone che la vedono un po' nello stesso modo in cui la vediamo noi, secondo me, ma anche proprio una community golf. Di golfisti, esatto. Cioè, quindi come la vedresti? Come possono fare ad aiutarci? Semplicemente facendo conoscere la community. Cioè, facendo sì che tutte le cose positive che ci può dare l'ambiente golf, il gioco del golf, i campi da golf stessi, i nostri amici che incontriamo sul campo, possano avere un giorno un amico in più, che sia magari il nostro vicino di casa, la nostra moglie, il nostro figlio, lo zio, il compagno di classe che non vedo da 10 anni. Se riusciamo a dargli un colpettino e portarlo un po' più vicino alla conoscenza del fatto che sul campo da golf c'è gente strana che parla di golf, e gente che quando organizza le vacanze le organizza solo se c'è il campo da golf vicino, e occhio a non andarci a cena insieme con due golfisti perché parlano solo di quello. Ecco, perché i golfisti sono così malati, perché sono così monotematici? Quando si riesce a farli capire il motivo, allora anche quel nuovo giocatore, che non sa ancora di esserlo, ma sarà un nuovo giocatore, entra dentro al sistema, vedrete che il golfista avrà un amico in più. Sì, esatto. Quindi
giusto soltanto perché non posso lasciare senza parlare io qualcosa. Mi conoscete. La vedo così. Cioè, ma hai detto tutte cose perfette. Aggiungo, quindi tecnicamente per quanto concerne la crescita e quindi arrivare a più giocatori possibili, noi ogni tanto cerchiamo di fare qualche video un po', passatemi il termine, divertente, nel senso che a volte magari sembra che non ci sia dietro troppo golf. Mi viene in mente uno su tutti, per esempio lo spara e spera, di cercare di tirare il tee più lungo possibile. Ovviamente c'è anche sotto nei commenti chi ha ovviamente capito che c'era una parte tecnica anche lì, perché riuscire a far partire il tee senza prendere per terra, senza fare il flap e quant'altro, vuol dire avere un angolo d'attacco di un certo tipo, e quindi in qualche modo era una pratica anche quella. Però diventa anche un po' stupidamente magari divertente anche per chi di golf ne capisce poco e niente. Quindi tante volte anche solo far vedere guarda sti due che cavolate si inventano sui campi da golf può aiutare a far pensare alle persone che tutto sommato non si è così formali, rigidi e un po' gnegnegne. E quindi questo aiuta sicuramente mettere il like, iscriversi ai canali, perché comunque gli algoritmi permettono di capire, cioè capiscono a quel punto che il contenuto è buono e lo fanno vedere a più persone possibili, e quindi più persone arrivano, più è facile che queste persone siano anche solo curiosi o non ancora golfisti, e quindi si possono far rientrare, o i famosi ex golfisti che possono ricominciare, perché anche andare a acchiappare i giocatori che hanno già la passione, perché noi lo sappiamo, non si spegne mai questa passione, no. Al peggio è sopita lì, ma il fuocherello c'è sempre. E il perché è nato, sì, aggiungerei a tutto quello che giustamente hai detto, perché in qualche modo noi abbiamo la fortuna, cioè almeno sì, ma so che parlo anche per te, abbiamo la fortuna di esserci nati, di viverci, di averne fatto una professione, ma anche uno stile di vita e un modo di ragionare e di vivere, e ci ha regalato tanto. Io dico sempre che il golf mi ha migliorato in maniera esponenziale, quindi immaginate come stavo, un disastro, e secondo me ridare indietro al golf, cioè, è un modo per mettere tutto in equilibrio, io la vedo così, non so. Mi sei zen, molto in India. È vero, ho fatto l'arbitro, ho fatto attività giovanile, tutte cose pro bono nell'ambito di quello che potevo fare. Questo dei video, dei social, ce la siamo totalmente inventata perché non sapevamo da dove cominciare. Ancora oggi chiaramente si vede la nostra incompetenza, però il dilettantismo, però abbiamo detto, secondo me se passa il nostro modo di comunicare il golf, di vederlo, di viverlo, probabilmente potrebbe trasportare anche altri, e spero che sia così, almeno per quelli che hanno il nostro stesso modo di vivere questa passione, che può essere eterogeneo, ognuno può viverla un po' come gli pare. Tra l'altro è arrivata una domanda in proposito a cui dopo rispondiamo, ma nel frattempo rispondo velocissimo a Petris Max. Ma secondo voi un fitting fatto come Dio con la D minuscola comanda quanto deve essere lungo? Fatto in un'ora, virgola, e poi appunto. Non entro nel dato che è il mio mestiere, Benny, secondo te quanto deve durare, quanto deve durare un fitting? Potrebbe anche la risposta giusta è dipende. Sì. Ovvero, detto al lavoro, guarda, rispondo io perché così tu non parli del tuo lavoro, perché sembra autoreferenziante. Cioè. Allora, qual è l'obiettivo di un fitting? Riuscire a trovare alla fine del fitting quale può essere a livello attrezzatura le migliori combinazioni possibili sulla base del nostro gioco, in modo tale che noi non dobbiamo stravolgere o modificare il gioco perché l'attrezzatura non ci segue, ma esattamente al contrario, è l'attrezzatura che deve seguire perfettamente il giocatore nei suoi punti di forza e aiutarlo nei punti deboli. Certo. Di conseguenza, quanto deve durare? Dipende da molti fattori, ho già una sacca che è praticamente a posto, cioè sono perfetto perché mi sono fatto seguire fino in questo momento in maniera assolutamente pedissequa, e quindi i miei bastoni sono fantastici. Voglio solo scoprire se
nelle nuove uscite dei modelli dell'ultimo drive ce n'è uno che vi performa meglio, allora potrei dire che il fitting può anche durare relativamente poco. Cioè, bisogna perché trovare... però è più un ricontrollo. Esatto, un non si chiamerebbe neanche... non è neanche un fitting. È un check. È un controllo check. Per dire, ma c'è un drive che mi va meglio del mio, per curiosità. Allora, quello può durare anche poco. Se invece il discorso è fatto in maniera più grossa, da zero, diciamo. Ovvero da zero, ho i bastoni sparsi a caso nella sacca. Il fitter non conosce il mio modo di giocare, quindi mi devo descrivergli qual è il mio gioco, quali sono i punti di forza, dove perdo colpi, dove guadagno colpi anche con la mia attrezzatura, dove ho dei buchi, dove ho delle mancanze, dove gioco più spesso. Ecco che allora lì il fitting direi che potrebbe essere decisamente più lungo. Sì. Cioè, a occhio direi che si parla di qualche ora. Sì. Il problema è che spesso non c'è il fisico del Bravissimo. Giocatore legato al qualche sì. ora di fitting. Sì. Però darei sì. un range di qualche ora. Sì, diciamo che giusto per dire, io non parlo di altri fitter, anche perché io gli unici da cui vado sono Gabri e Marco, che chiaramente applicano la stessa più o meno tecnica che uso io, perché siamo della stessa famiglia. Però tecnicamente, diciamo, partendo da zero, un giocatore non proprio neofita, dove si controllano magari più parametri statici e un po' meno parametri dinamici, perché il giocatore ancora non, magari non sa giocare o quant'altro, non ma togli queste fatto. Sì, ma togli queste aree molto particolari, diciamo, un giocatore che sta già giocando e che vuole fare un fitting. Allora, intanto un fitting completo fatto in una sola sessione è quasi impossibile. Quindi io, per esempio, una volta che hai fatto la scheda iniziale, che è quella dove si raccoglie il desiderata, come si gioca, tutte le misure statiche dinamiche, tutto che quello che è parte più importante, è la parte più importante per poter fare il fitting. Se non si sa da dove si parte, dove si vuole arrivare, ma in qualunque aspetto del gioco non puoi proseguire, non ha senso. E questa già dura un po'. Poi devi fare tutta un'analisi su il peso dello shaft, il peso del bilanciamento, il grandezza del grip, tipo di testa e quant'altro. Di solito un paio d'ore, soprattutto outdoor, dove la palla vola e quindi c'è più tempo per aspettare che la palla poi cada per terra, perché indoor si è un filo più veloci, un paio d'ore volano. E di solito quello che si fa è un check generale e poi ci si... focalizza su un solo aspetto, quindi si guarda un po' tutto e poi magari si fanno solo i ferri nello specifico o solo il drive, perché magari si è visto che è il drive il problema maggiore o cose del genere. E poi alla fine del fitting, visto che di solito me lo chiedono, ce l'aggiungo, non significa che devi per forza cambiare sacca, cambiare tutto e comprare roba nuova, anzi a volte scopri che alcune cose funzionano tra tutta diciamo l'attrezzatura presente in quel momento sul mercato, magari i tuoi ferri performavano già alla grandissima. E poi ma invece magari hai un bastone che non aveva senso, oppure ti mancano proprio fisicamente dei bastoni per fare determinate misure che nel tuo tipo di gioco servono, perché l'analisi di come porti a casa lo score è quello che determina come fai cioè che cosa ne esce dal fitting. Cioè, spiego sempre che la sacca è come avere una squadra di una calcio a 14, cioè calcio a 14, perché sono 14 bastoni massimi. Giusto, okay. Quindi ogni giocatore, ogni bastone è un giocatore e tu hai bisogno del portiere, dell'attaccante, del difensore, delle fasce e tutto. Ma se per esempio il tuo gioco salta completamente il centrocampo, magari non hai bisogno del centrocampista e quindi non, è inutile metterlo. Quindi spesso per esempio escono delle sacche a 11-12 bastoni, perché si lascia dello spazio per bastoni magari extra in un secondo momento, ma che in quel momento non servono, soprattutto poi per giocatori poco potenti. Tante volte la sacca veramente si può stringere in maniera incredibile. Quindi tu ci dici sempre Patrick Smax, un'ora di fitting, un'ora mi sembra troppo compresso, cambiando shaft e testa tante volte, poi la velocità di swing può variare tanto tra giorno e giorno. No, allora sì, un'ora di fitting dipende da cosa stai facendo, come dicevamo, quindi può essere tanto e poco, però sì, sicuramente se devi provare tante cose bisogna ancora capire tutti i parametri, ci vuole più tempo, però no,
la velocità da giorno a giorno è assolutamente un mito che magari sfateremo in qualche modo, comunque no. Te lo do per certo, un buon tranne, professionista. Tranne situazioni di ieri ero perfettamente in forma, mi sono fatto una nottataccia malato piuttosto ho dormito che sul divano perché ho fatto incazzare la moglie. Ho guidato 20 ore di fila e sono incricato con la schiena, ok, in quel caso lì sì che può cambiare. Sì, se no è vero, diciamo, in due giornate in cui sono più o meno a pari fisico sulla e velocità, poi non così tanto. Cambiano molti altri aspetti, tra cui la coordinazione. Sì, il timing. Che, il timing, la capacità magari di far ritornare il bastone perfettamente dritto square. O nel punto giusto, ma è vero, la velocità non tantissimo. La velocità e i macro movimenti, tendenzialmente, quindi arrivo dall'esterno, arrivo dall'interno, ho poco angolo d'attacco, tanto angolo d'attacco, quelli sono talmente insiti in noi che per carità magari cambiassero, tante volte purtroppo anche volendo non riusciamo a cambiarli e comunque una cosa che dico sempre che chiaramente è fondamentale è trovare un professionista che lo sappia fare, perché esattamente un professionista inteso fitti ma anche un professionista quando vai a fare lezione, correggimi se sbaglio, chiaramente tu hai l'occhio, quindi ti rendi conto, anche se non l'hai mai visto, se quel giocatore si sta muovendo strano, e grazie alle domande e grazie alla scheda iniziale tutto torna, perché se mi vieni e mi dici guarda io di solito faccio 130 metri col ferro 7, quel giorno ne fai 110 e vedo che sei tutto incriccato, lo capisco da solo. Se è eccessivamente diversa questa cosa, al peggio si fa un piccolo pausa, ci vediamo un'altra volta, ma capita veramente quasi mai. Se no si legge, per esempio, una cosa che uno potrebbe pensare, ma lo faccio d'estate o d'inverno? Perché d'estate e d'inverno sì che cambia, sono un po' più bardato, sono un po' meno abituato, fa meno caldo, ok? E magari quindi sto allenando meno di più, perché sto giocando magari di meno, è chiaro che lì si valuta in funzione di dove voglio arrivare, di che cosa faccio mediamente, e lì e quindi si tara, non si sbaglia quasi mai, direi praticamente mai, se si fanno le domande giuste e si capisce che giocatore hai davanti. O quantomeno si riesce a trovare la sac che possa performare al meglio, sia nelle situazioni di massima forma, dove quindi è tutto allineato puntino, sia quando siamo un po' sottotono e dobbiamo solo palleggiare e buttare la palla avanti. Quindi non si cerca magari la peak performance quando siamo in stato di grazia, perché sennò poi tutti gli altri giorni dell'anno in cui siamo un po' incriccati. No, questo è un altro mito. Poi passiamo, che sono un sacco di domande interessantissime. Il mito è quello dell'aspetto di saper fare bene lo swing e essere ripetitivo, quindi significa mai. Ve lo dico io, non lo siamo noi, non lo è Tiger, figuriamoci Rory, figuriamoci un giocatore normale. Perché se no non riesco a fare fitting. Il fitting non mette a posto il bastone per fare la peak performance, questo toglietevelo dalla testa, aiuta a rendere molto più facile il gesto e quindi di conseguenza a essere più ripetibili nella fascia di colpi dove si gioca più spesso, che è tolto quell'X% di colpi perfetti che qualunque bastone prendete tanto vi volerebbe, e tolti i colpi che tanto non arrivate a prendere la palla perché fate socket, capon e flappa, perché lo facciamo anche noi, tutto il resto è quello che si fitta, che è molto di più. Quindi non serve assolutamente, anzi, io dico sempre, perché spesso si arriva e si è un po' tesi, ah ma caspita mi prendi i dati, e dico meglio giocare un po' peggio, perché così il bastone sappiamo sicuramente che sta funzionando, tanto sulla peak performance funziona sicuro. Quindi lo facciamo performare al meglio anche quando sei appena appena sotto il tuo range medio. E allora lì sei a cavallo. Poi, ne abbiamo, no, vai. Sempre sullo stesso argomento, ma come si spiega appunto che se non cambia la velocità di swing, invece a giorno cambia e di molto, in negativo per lo più la coordinazione e il timing? Certo. In realtà non è che cambia di molto, cambiano le piccole cose. Quindi però tante piccole. La velocità può cambiare, non è che rimane ferma, però faccio un esempio nel mio caso, quando tiro un drive tranquillo d'appoggio viaggio intorno ai 104 miglia all'ora, quando gli do a badile viaggio a 108 miglia all'ora, cioè modifico di 4 miglia all'ora la velocità, che per quanto riguarda la gestione di uno shot praticamente
quasi irrilevante, cioè, se l'hai tarato bene sicuramente non lo metto sotto stress a 108 e sicuramente non è che mi sottoperforma a 104. E, ma ti aggiungo, scusami, che un bastone tarato bene nel tuo caso, visto che te li ho fatti io, ti dico come te li ho fatto io, ti reggerebbe anche se tu riuscissi a fare 112 o più. E quando tu vuoi fare un appoggino a 98, cioè sotto i 100, ancora ti segue tranquillamente. Cioè ha un range di competenza che è ovvio che sta dentro. È un range, non è un dato, perché sennò sarebbe ingiocabile. Però cos'è che... E poi, scusa, un'altra cosa, il bastone reagisce nettamente, quindi lo shaft, il bilanciamento e tutto, reagisce nettamente di più alla accelerazione che alla velocità. Quindi tu puoi vedere dei giocatori molto lenti ma molto molto scattosi a avere dei bastoni magari un po' più pesanti, un po' più rigidi, di giocatori con velocità maggiori ma con un ritmo e quindi un'accelerazione più dolce, graduale. E quindi la frase del ma per forza tu tiri il drive corto e guarda lì hai un regular duro, non puoi giocare, è una cagata. No, intanto guardate prima il peso dello shaft e poi la flessibilità. Però invece quello che può cambiare sono diverso. I micro movimenti, che appunto essendo micro, cioè piccole cose, basta una piccola imprecisione a livello di tempistica tra quando sganciamo il polso rispetto al resto dello swing e la faccia del bastone può arrivare completamente aperta, completamente chiusa, scaricarsi 10 cm prima, 10 cm dopo sulla palla. Perché purtroppo la faccia del bastone è piccola e quindi bastano 3 gradi di apertura alla faccia e manchiamo il green, bastano 2 cm di terreno prima della palla e si camuflappa. 2 cm troppo alto e siamo con un raso terra. Quindi sono i piccoli movimenti che possono cambiare, ma il grosso sì, cambia dello 0, perché quando cambia lo 0% nel timing o nel coordinazione, appunto, varie parti del corpo si devono muovere insieme, lì possiamo fare assolutamente dei flapponi inguardabili. Quindi quello è quello che va a cambiare, purtroppo. Ma a quel punto non è neanche più colpa del bastone. No, e chiudo. La cosa bella che diciamo, se vi fidate, che ho visto io nella mia esperienza, monto bastoni quando avevo 16 anni, quindi sono quasi... Sono 125 anni che monto i bastoni. Sì, da quando ho cominciato, che ero 15-16 anni, è che le macro parti che compongono un bastone, che quindi sono il peso, bilanciamento, la lunghezza, il loft della testa, il grip e quant'altro, non sono influenzate da come ti sei svegliato. Anzi, è il contrario, possono influenzarti positivamente in modo tale da farti ritrovare ritmo anche quando ti sei svegliato dal lato sbagliato del letto. Quindi è esattamente l'opposto. Quindi è chiaro, è il mio mestiere, quindi fa ridere, quindi prendetela con beneficio, potete non crederci, ma chiedete a quelli che sono venuti a fare fitting e che hanno fatto un fitting anche non per forza con me o con Gabriel, con Marco a Bologna, ma anche con altri che però sanno un po', fanno tutta la tiritera fatta bene, e scoprirete che hanno migliorato il gioco in posti dove non pensavano, perché di solito si entra esattamente come quando vengono da te per fare lezione, immagino, a chiedere ma voglio fare più strada col drive, e poi si va via con più precisione, più ripetitività e più piacere di gioco, perché si è più in controllo e magari il drive non l'abbiamo neanche allungato o si allunga poi di conseguenza proprio perché lo swing comincia a girare meglio. Ciao, vorrei introdurre mio figlio a questo mondo di pazzi. Ecco, già ti sei risposto. Anch'io ho portato Jacopo per la prima volta a fare il corso e ho pensato, ma lo sto facendo davvero? Secondo voi quale sarebbe l'età giusta per farlo cominciare? Allora, io ho una mia idea. Io ho un'idea facilissima. Benny ha cominciato a swingare prima di stare in piedi. E guardate che cavolo di swing ha, secondo me, prima cominciano e meglio. Faccio ancora flappa. Avrei voluto iniziare prima. Esatto, no, era quasi impossibile. Jacopo, mio figlio, tecnicamente non si può dire quasi che giochi,
perché non gioca con una certa ripetitività, però fa swing col mestolo da appena si è messo in piedi, perché scimmiottava il papi. Infatti che la risposta giusta che darei è esattamente questa: qual è l'età giusta per cominciare? Quando l'età in cui il bimbo dimostra interesse verso la cosa. Quindi se gli piace, magari non è che gli piace dal nulla, magari lo si può accompagnare a vedere se gli può piacere, o anche solo a guardare, senza neanche che provi. Se poi dimostra interesse, il modo per giocare c'è sicuramente. Magari quelli molto piccoli devono iniziare con delle strumentazioni decisamente leggere, quindi a volte anche dei non bastoni da golf o quelli di plastica finti piuttosto che non un mestolo, e poi pian piano iniziare a tirare la palla. Le linee guida delle federazioni in generale, non della federazione ma delle federazioni in generale, dicono che dal quinto anno in avanti possono iniziare a praticare lo sport a livello sport, cioè, nel senso iniziare davvero a eseguire i gesti tecnici, sì. Però quelle sono delle linee guida molto larghe. Molto larghe, poi lì bisogna vedere caso per caso. La cosa sicuramente che funziona di più è il bimbo, il ragazzo, attenzione, perché sto parlando anche magari di ragazzi, sì, di età avanzata, sì, quasi da non chiamare più bambini, dimostra interesse verso la cosa, sì, è il momento giusto. Sì, fateli divertire, non esagerate con i tecnicismi, perché tanto loro sono bravi di loro. Anzi, anzi, visto che per un bambino un bastone pesa molto più per un adulto, per lui fare i movimenti inutili che facciamo noi per cercare di colpire la palla sono dei movimenti in fondamentali. Più il spostarsi a destra, a sinistra, a caso, è una fatica di troppo, che loro cercheranno di non fare. Quello che vanno a fare è quello che gli viene più efficace, sì, per loro andare a colpire la palla. Loro vanno ai fondamentali. Sì, sì. Cioè, quindi imparate da loro. Sì. Io guardo Jacopo e guardo gli altri suoi della sua età per guardare, per capire dove tolgono e dove invece vanno a prendere potenza, velocità, perché sono precisione, poco, precisione, mira. Quindi ed è divertentissimo. Jacopo adesso ne ha 7, però da quando si è messo in piedi a un annetto fino ad oggi ha sempre swingato anche al parco con i bastoni, tirando le pigne insieme agli amici che lo guardavano un po' stranito, perché fa strano, no? Vedere qualcosa che sembra golf, perché la gente ancora c'ha un po' questa oddio, ma è golf. Comunque, quindi Lorenzo, ho capito chi sei, Lorenzo, ok, ha cominciato, caspita, sai che pensavo prima, non mi ricordavo, 7 anni. Figlio di Lorenzo. Cosa stai parlando? Figlio di Lorenzo, cosa che prima mi ha scritto. Mio figlio ha cominciato 7 anni, quindi è un fenomeno, è bravissimo. Grande. Mi manda sempre tutto, anche cioè i video, le cose, fighissimo, bravissimo. Quindi hai riconosciuto lo sciatore. Ho riconosciuto lo sciatore. Ok. Bella. Che avrà un figlio a sto punto che scia meglio di lui. E che gioca anche molto meglio di lui, ma anche di tanto. Però non l'abbiamo. L'ho detto. L'hai detto, ormai è partita. Quindi quando vedete un vostro figlio, vostro nipote, vostro fratello minore, okay, che è lì nel bunker, che cerca di uscire con un ferro 5 e non ne esce, potete dare il consiglio di cambiare bastone, ma state lì a guardare e prima o poi troverà comunque il modo di far uscire la palla al bunker e sarà contentissimo di aver ottenuto il risultato. E ce l'ha fatta da solo. A quel punto, da lì potete iniziare a consigliare di provare magari anche a usare un'altra mossa che potrebbe essere più facile. Ma vedrete che il modo di uscire dal bunker in qualche modo lo trovo. Faccio, perché abbiamo. Finiamo sempre il discorso di prima, sempre Petrismax. Non ti viene quel nome? No, non ce la posso fare. Petrismax. Capisco. Intendo, se voglio cambiare il set dei ferri, può variare la velocità di swing? Allora, interpreto, perché non sono sicuro di aver capito la domanda. Un bastone ottimizzato, se parti da un bastone non ottimizzato, può assolutamente far aumentare o stabilizzare la velocità. Questo assolutamente sì. Perché si tende, il bastone giusto, ok, quello che ha i parametri giusti di peso, bilanciamento e quant'altro, ci porta
a fare il nostro miglior swing, a muoverci nel nostro modo migliore, che è il nostro. Cioè, potrebbe essere una schifezza, ma è una schifezza un po' meglio della schifezza che facciamo con il bastone sbagliato. Per esempio, io con alcuni bastoni un po' leggeri faccio capon, e sì, c'è un video, l'ultimo video dove abbiamo provato gli shaft, dove spiego anche un pochino questa cosa del peso, la flessibilità e quant'altro. Ho tirato due volte capon con un bastone, un capone e un quasi volante, perché erano troppo leggeri. E quindi io vado più lento e la prendo peggio. Sì. Perché è sbagliato. Quindi sì, assolutamente, se questa era la domanda. Ma come? Coi bastoni più leggeri si va più veloce? No, assolutamente sbagliato. Perché no, è giusto se noi non prendiamo la palla. Bravo, esatto. Se non vogliamo fare un bel colpo da golf, sì, potenzialmente potremmo andare più veloce, fino a un limite in realtà. Sì, oltre il nostro limite della velocità. Anche alleggerendo quasi. Sì, perché noi abbiamo una velocità angolare, cioè quanto riusciamo a girarci velocemente sul nostro asse, che è ovviamente limitata, oltre un tot non ce la facciamo, un po' perché magari non stiamo in piedi, quindi voliamo via, ci stacchiamo da terra, e un po' perché proprio fisicamente non ci riusciamo. Se il bastone è troppo leggero, è vero che posso girarlo velocemente, però non per prendere la palla, perché il nostro input che diamo al cervello è: fai più forte che puoi, ma prendi la palla, perché noi ti vogliamo tirare la palla. Beh, prendila anche bene. A quel punto, se il bastone noi lo perdiamo di vista durante lo swing perché è troppo leggero, il risultato è che dobbiamo rallentare per andare a prendere la palla. Quindi abbiamo grandi scatti che portano il bastone fuori dal, diciamo, dalla linea del nostro swing migliore, e poi il risultato è che arriviamo piano sulla palla perché dobbiamo rallentare. Esatto, okay. Per prendere il green. Va bene, basta, poi andiamo avanti, se no poi facciamo una diretta solo sul fitting, direi che ci sta, ok? Allora, ritorniamo alla domanda iniziale, ovvero, non mi ricordo più com'era la domanda, però detta super giù, farete dei video su attrezzatura, marche, modelli, eccetera, eccetera? Se sì, come cosa, quando, perché? Risposta a questa domanda. Allora, bisogna partire da un presupposto. Voglio vederti ti arrampichi. No, spiego... Comunque, Petrix Max, cognome e nome. Max Petris. Petris Max. Ho capito, sono dislessico e faccio fatica. Petris Max. Allora, partiamo da un... Piace prenderlo in giro. E gli viene facile perché sono un pungible. Allora, spieghiamo una cosa che serve, un piccolo pre, ma serve. Noi cerchiamo di fare dei video che siano quanto meno specifici e quanto più didattici, nel senso che noi vogliamo dare una conoscenza che noi abbiamo e quindi portarla a chi ci sta seguendo, in modo tale che poi ognuno la possa usare per migliorare il suo gioco nel modo migliore possibile, ma per lui, ok? Quindi cosa succede? Che stiamo molto attenti a non parlare di qualcosa che è magari specifico per un giocatore, ma potrebbe essere deleterio per un altro, ok? Questo è un po' delle regole che ci siamo dati dal primo giorno. Ne consegue che, dato che spesso, se avete seguito almeno tre video, entro tre video l'abbiamo detto, noi usiamo un sacco il dipende. Perché lo usiamo? Non perché non vogliamo dire le cose, è il nostro mestiere, è la nostra passione, siamo qua che parliamo di golf dalla mattina alla sera, con questa live che doveva durare 20 minuti siamo a un'ora e passa. Un'ora e 03. Tanto per darvi un'idea. Quindi cosa succede? Che alcune domande che giustamente un giocatore si fa spesso non ci può essere una risposta, perché non ci può essere una risposta univoca. Quindi, per esempio, adesso Max Petris, te lo giro al contrario, Max Petris, ce la faccio, mi scrive: ma secondo te sono passato da uno shaft da 70 grammi a uno shaft da 90, pensi sia troppo? Non posso pensare. Sono 20 grammi, punto. È tanto, è poco? Magari per te che ti va bene 120, 90 è ancora troppo poco. Se invece era giusto 50, ti sei allontanato di 40 da quello giusto. Ma come fai a dirlo? E attenzione, perché cosa succede? Ah, cavolo, ma io sono senior.
capito, però vai a dire a Mikkelson, che è senior, che deve prendere gli shaft in graffite leggeri, ovviamente magari da destro, magari da destro, che finalmente così gli vedo fare uno swing che capisco, che da mancino non capisco niente. Ma come no? E non sono abituato, non faccio quello di mestiere, e quindi risultato è molto difficile, e anche dare una regola generale è quasi impossibile. Quindi quali sono le cose su cui noi entriamo molto nel merito? Entriamo nel merito di quando utilizzare una determinata cosa, come usarla, quali giocatori potrebbero fare quel colpo, ma inteso come sono forte, sono debole, sono veloce, sono lento, ma molto alla larga. Per esempio, faccio un esempio su uno dei nostri ultimi video, è uscito il paragone tra utilizzare il ferro 5 e l'ibrido 5. In quel caso stavamo parlando della differenza fra un ferro e un ibrido, quindi quando gioca meglio un ibrido, quando gioca meglio un ferro, sia in termini di tipologia di colpo, che di posizione della palla, che di tipologia del giocatore. E sotto nei commenti sono arrivate cose del tipo, ma e l'ibrido 4? E l'ibrido 4 bisognerebbe fare più o meno lo stesso ragionamento tra ferro 4 e ibrido 4 e valutare la stessa cosa. Ma per me è meglio allora il ferro 5? E io che sono donna? Che ne so. Ma perché sono donne che tirano forte quanto, esatto, no, quanto Benny. Adesso trovo una donna che ti dà in mente. Ma è così sicuro. Impari, no? Laura Davis, bastava Laura Davis, ma anche meno brava di esatto, Laura Davis. Esatto, senza arrivare, no, comunque, alla Laura. Sì, ovviamente c'è. Quindi ci sono. Troppo relativo. Infatti, una delle cose che ci frena un pochino nel fare video strettamente sull'attrezzatura è come vediamo parlare d'attrezzatura su, per esempio, altri canali. Infatti, ovvero, uno ci ha scritto, ma all'estero ne vedo un sacco, ma noi, secondo noi all'estero dicono un sacco di fregnacce. Come funziona il classico video di attrezzatura? È perché fa un sacco di visualizzazioni. Noi siamo dei poveracci, perché non pensando alle visualizzazioni non facciamo queste cavolo di cose così proprio clickbaiting pesante. È uscito il nuovo Callaway Rogue, eccetera eccetera. Sei poco aggiornato, lo mettiamo, ma vabbè, lo mettiamo in confronto con i migliori 5 drive che ci sono al momento sul mercato e vediamo chi la tira più lunga. Ma chi sta tirando? Sì, con che shaft? In che non ha un situazione? Senso. Se fai un fitting specialistico su ognuno dei 5 drive che vuoi provare, li bilanci, li sistemi, ognuno singolarmente per che sia il migliore per il giocatore che farà il test, avrai comunque un dato che ti farà sapere che quel giocatore con un bastone ottimizzato al 100% fa 0, di più con uno rispetto a un altro. 0, di più o 0, più dritto o quant'altro. Poi può essere anche un po' più di 0, per carità, per quello si fa il fitting. Però non è che vuol dire che allora quel drive è quello che tira più forte, vuol dire che per quel giocatore specifico che facendo una cosa, di solito quelli che lo fanno sono dei buoni giocatori, perché noi non lo facciamo, tiriamo noi, poi magari che non siamo i signori nessuno, però rispetto alla media tiriamo un po' più forte, e poi esce fuori che per Benny va bene il drive XYZ e tutti, ma allora è il più lungo, no, è il più lungo per lui. Poi lo faccio io, e per esempio noi abbiamo due drive diversi. Se ci fosse un bastone, se ci fosse un bastone che la tira più lunga, non tireremmo tutti con quello. E soprattutto, se ci fosse un bastone che va meglio di tutti gli altri, non si venderebbe solo quello? Palese. E ci sono fior di professionisti che stanno dietro alla vendita di bastoni. Se scopri, caspita, questo va 10 metri più degli altri, anche se non la prendi. E tira solo dritta. Adesso parlando del drive e della distanza, perché è quello che di solito tutti vogliono. Quindi è molto difficile. Questo non toglie però che è molto divertente e molto interessante. Quindi uno dei motivi per cui abbiamo fatto la domanda all'inizio di fateci sapere che cosa vorreste vedere, è proprio perché vorremmo riuscire a trovare un modo per comunicare senza essere fraintendibili e senza sembrare che si dica che una cosa va meglio di un'altra in valore assoluto, perché è praticamente impossibile farlo, però facendo comunque dei video che possono interessare, perché nella mia idea, dimmi se anche per te è così, preferisco che un nostro amico golfista che ci segue
sappia le cose da noi che magari poi alla fine la pappa pronta non te la diamo perché non c'è, piuttosto che la vada a cercare da questi canali che per fare click e visualizzazioni raccontano cose tanto per dirle. Che purtroppo è così, cioè mi sento tranquillo di poter dire che fanno così perché è così. Non è possibile che un bastone sia migliore per tutti, se no ne farebbero uno solo e tutti copierebbero, quello palesemente. Andiamo avanti, basta, questa parte è finita, perché c'è una domanda che mi piace tantissimo. Vai. Perché la devi rispondere tu. Gioco benissimo durante la settimana, poi nel weekend soffro tantissimo la gara e non faccio il risultato sperato. Consiglio. Vai. Consiglio numero uno: l'aperitivo al venerdì sera prima della gara probabilmente non sta aiutando. No, a parte gli scherzi, bisogna andare a vedere dove vengono persi i colpi e in che situazione. Quindi, se in gara, se fuori gara durante la settimana gioco benissimo, dove sto giocando benissimo? In che contesto, in che situazione, come sono, in che stato d'animo sono, in che stato fisico sono? Perché un conto, per esempio, è: mi sto allenando in campo pratica, tiro benissimo dal tappetino, ho tirato 50 palle tutte dritte, poi vado in campo e non riesco a giocare. Allora, stiamo già parlando di due cose diverse. Cioè, magari in campo pratica hai tirato solo ferro 7, sempre seguendo le linee del tappeto, quindi senza mai mirare una volta, con il lie perfetto, magari qualcuno era anche una flap al tappeto aiutato, e certo che magari stai giocando benissimo, ma non stai giocando, ti stai allenando a fare un'altra cosa. Viceversa il discorso: faccio 18 buche in campo tenendo la prima palla sempre come buona, come se fosse una gara, e il risultato è 20 colpi più basso rispetto a quello della gara, allora si può lavorare su altre cose. E lì però bisogna andare a vedere quali sono le altre cose. Dov'è che peggioro di più? Gioco lungo, gioco corto, sento di più la pressione della partenza e poi magari mi sblocco dopo? O al contrario, vedo che parto tranquillo, però se inizio a inanellare una serie di buche buone vado in panico perché so che posso abbassarmi di handicap e gioco male? O peggio ancora, alla prima X ne faccio 5 di fila perché perdo il controllo? Sono tutte situazioni diverse, e quindi la risposta a questa domanda è: dipende. Come al solito. Posso dire una cosa che secondo me nel testo della domanda in piccola parte c'è la risposta. Hai scritto, adesso l'ho persa perché è andata sopra, però hai scritto il risultato desiderato. Ecco, probabilmente la tua attenzione è focalizzata su qualcosa che non puoi controllare, mentre invece se tu avessi l'attenzione di controllare tutto, controlla quello che tu puoi controllare, dicono in inglese, ma non te lo dico in inglese perché faccio ridere. No, dillo in inglese adesso. Control, what you can control, una roba del genere. Non faremo un video. Mettete l'emoji della bandiera inglese o una qualsiasi americana, bandiera, quale che sia, dove parlano inglese. Anche del Giappone va bene lo stesso. Se volete che B2G apra una succursale del canale in inglese, in cui parliamo in italo-americano pesante. Così a caso. Comunque, no, cosa succede? Che pratichi, ti sembra di giocare bene, cioè dici: caspita, ma tutto sommato le skills ce le ho e tutto. Magari hai fatto anche qualche buca e senza pensieri, così ti sembra che tutto vada bene, però non hai costruito un metodo fatto da routine, da course management, da tutto quello che serve per riscaldamento, pratica, allenamento, ok, tutto quello che serve anche in piccolissime dosi per avere una certa costanza di risultato, che risultato di quello che puoi controllare, perché tu puoi controllare l'allineamento, la routine, puoi controllare le distanze, puoi avere delle statistiche, quella roba lì le puoi controllare. Quello che non puoi controllare è il risultato finale della gara, quello, meno che non cancelli con la gomma, è impossibile. Stanno arrivando le bandiere intanto, attenzione, te lo dico. Anche francesi, okay. Quindi il risultato è che se tu ti senti che vai bene, poi scendi in campo e la tua unica aspettativa è quella: adesso non faccio mai X,
faccio solo per giocare Stableford, perché mediamente si gioca Stableford nelle nostre gare, faccio sempre 2 punti e qualche 3 punti e non perdo mai punti qua in giro, faccio X. Non hai capito che cos'è il golf, perché il golf purtroppo è una aleatorietà esagerata, fatta di mille sfaccettature, fatta di colpi perfetti che rimbalzano di schifo e vanno chissà dove, di colpi di cacca che poi rotolano e vanno verso la buca. Quindi il risultato finale non è quasi mai un, o almeno a livello medio, ma anche secondo me, guarda, anche nei professionisti, non è quasi mai una cartina tornasole perfetta di come abbiamo giocato e di come siamo stati bravi, ma è una somma di situazioni gestite bene o meno bene. Questo è quello che fa cambiare. Quindi se nel tuo testo c'è scritto non riesco ad ottenere il risultato che sperato, ok, o non mi ricordo più la parola esatta che avevi usato, mi viene da pensare che tu sei molto focalizzato sul fatto del io devo fare 40 punti, 36 punti, X punti o X, o devo giocare X colpi. E quella roba lì non è controllabile. Quindi ti consiglio, mio consiglio spassionato, porta l'attenzione su quello che puoi controllare e cerca, nei limiti del tempo che tu puoi dedicare al gioco, di far tutto quello che serve per poter fare questa cosa, se no i risultati è molto difficile ottenerli. E invece consiglio mio è: prova ad analizzare le due situazioni, quindi la situazione in cui sto giocando bene e la situazione in cui invece vado a incastrarmi. Prova a valutare se ci sono dei pattern dove vedi che quando succede questa cosa inizio a incastrarmi, oppure al contrario, quando fuori gara, quando performo bene, inizio a fare quest'altra cosa, vedo che performo meglio. Poi funziona. E a quel punto si tratta solo di cercare di ricreare tanto più possibile le situazioni positive, cercando di stare alla larga per quanto possibile da quelle negative. O, se non stare alla larga, imparare un modo, quale che sia, per riuscire ad affrontarle e uscire il prima possibile dalle sabbie mobili delle X di fila. Ok, rispondi a Mike. Mitico Mike Taurasi. Un'altra cosa che mi è capitata proprio domenica: gioco i legni in modo eccelso e non riesco a fare un colpo decente con i ferri. Ma è capitato domenica rispetto al solito, o in generale i legni sono già dei bastoni che performano meno bene mentre i ferri meglio? Dopo l'ultimo video che abbiamo visto, al netto del rat trap, perché quello del legno 5 ibrido 5 ferro 5, mi viene da dire che forse il legno è un bastone che ti mette un po' più a tuo agio. Però i legni stavano andando male. Sì, qua. In effetti anche, insomma, quindi no, comunque a parte, quindi bisogna scherzi, valutare come performa un legno, che percentuale di riuscita ho di performance dei legni, in questo caso, per rispondere a Mike, che percentuale ho di riuscita dei ferri e come è andata oggi rispetto alla percentuale aspettata. Quindi se mi aspetto che 3 legni su 3 siano 3 legni su 10 partano bene, 7 su 10 una schifezza, se quel giorno li parto tutti male non è che sono tanto lontano dalla percentuale giusta, o viceversa. Però perché uno sì, perché l'altro no? Valuta la situazione, valuta se ti sei allenato e hai praticato quel colpo specifico, magari la palla era semplicemente messa meglio o peggio, hai visualizzato meno bene o meglio il colpo da un tee di partenza che è diverso da un altro, e quindi uno ti fa venire più tranquillità e l'altro meno. Sono come per il fitting, come per qualunque altra cosa, è molto difficile dare una motivazione singola, bisogna imparare a leggersi, ed è uno dei motivi per cui cerchiamo di analizzare, anche quando facciamo i nostri video sul tee, no, dove ci mettiamo, chiacchieriamo e tiriamo un po' di colpetti, per entrare in queste analisi, proprio per dare poi la possibilità ad ognuno di analizzare se stesso, che è poi l'unico modo che si ha insieme, chiaramente, a quello di farsi vedere da qualcuno bravo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno bravo sempre, io tantissimo, però lui non mi vuole guardare perché ha paura di perdere, e quindi questo è il comunque motivo. Petris Max si chiama, non era è difficile. Stato anche tuo cliente Gigi quando eri fitter per la Cobra. Ah, caspita, ma io sono pessimo con i nomi,
non mi ricordo mai niente. Cognomi. Però e se li inverti fai Max Petris, invece è tutto Max perfetto. Petris, Petris suona Max, per... no. Petris Max mi incastro, non so. Ma perché? Ok, poi c'è qualcosa, fa Caddy Maps, fa un po' il greenkeeper, vi taglia il ciuffo. Sì, sì, scusate se c'era un po' di rumore. Il greenkeeper però... in questo caso era il mitico Gianluca Calcagno, detto il giallo. Il giallo. Rat Trapper. Rat Trapper. Quindi, ecco, però ci siamo messi qui comodi sotto l'ombra di una betullina. Non era non betulla. È betulla. Ecco, lo sapevo che arrivava la grana. C'è il tronco bianco, la betulla, la più facile da riconoscere. Ma per me è bianco, col sole in faccia, per me è tutto bianco. La gara è un altro sport rispetto all'allenamento, bisogna farne tante e non mollare, i risultati arriveranno, totalmente d'accordo. Sa, con lo score in tasca c'è una pressione diversa, la gara è giocare anche nel ritmo degli altri giocatori, devi riuscirlo a fare. L'unico allenamento per riuscire a fare una buona gara è fare gare, quindi essere molto preparati in tutte le altre cose. Fuori gara, mettersi nelle condizioni più simili possibile alla gara. Sì. Quindi magari cercare una partenza da 4, sì. Giocare palla singolo, magari metterci su un po' una sfida, giocarsi la birra così da creare anche la tensione, e allora già siamo un passettino più vicini. Comunque Gianlu Scar, che inglese top. Ma e ti dico solo questo. Cioè, top, ti ricordo che nel golf è un colpaccio. Quindi lo so. Intende, niente, arrivano. Intende, oddio, oddio. Arrivano bandiere. Arrivano di ogni bandiere tipo. Come se non ci fosse un domani. Bellissime parole, Nicolas, grazie. Ne so qualcosa, troppe aspettative. Esatto. Cioè, tante volte il problema, anche Virus Wolf 1974. È un problema di aspettative, e il golf ci riempie di aspettative, perché spesso magari riusciamo a fare un bellissimo colpo e diciamo caspita, ma allora vedi che ho basta capito farli tutto. Tutti così. Esatto, però poi nella realtà l'aleatorietà, il delta tra il migliore e il peggiore è talmente ampio che poi insieme a quello fantastico escono anche un sacco di ciofeche, ma noi dobbiamo essere più forti, dobbiamo prenderle con filosofia, andare avanti e tirare il colpo successivo. Mike, rispetto al solito, ok. Rispetto al solito. Non rivangare il passato, Mike. Già c'è un punto di partenza, quindi se Mike sa qual è la percentuale di colpi che partono normalmente, sa che quella giornata lì è performando peggio sì. del solito, già abbiamo un punto di partenza e un punto dove esatto. siamo oggi. Quindi da qui posso provare a lavorare. Poi da lì si apre il mondo. Perché partivano male? Erano storti, erano presi male, sì, esatto. erano il bastone sbagliato sulla base dell'eye. C'era un'altra alternativa? Perché a volte, piuttosto che continuare a ciabattare il legno, si potrebbe cambiare momentaneamente strategia, buttare avanti il ferro che sta andando bene e giocarsi su approccio e putt. Esatto. Perché no? Calcoliamo anche, perché ce l'aveva chiesto, adesso non ricordo più, sempre sotto il video ferro e ibrido, che è uscito da poco, non ricordo più chi ha scritto. In risposta c'era una domanda bellissima, questa cosa che vi rispondete tra di voi mi è piaciuta tantissimo, perché è ancora più community, perché fa community, fa bravo. Molto community. Comunque non ricordo più chi ha detto ma io non so, il ferro faccio molta fatica, soprattutto il ferro 5 per me già è molto lungo, mentre l'ibrido da terra me la cavo, e un altro scrive, l'altro gli ha risposto, pensa che per me è il contrario. Io gioco molto meglio i ferri e l'ibrido faccio più fatica. Benny, per esempio, durante un fitting avevamo a un certo punto deciso, caspita, è la volta. È il momento di inserire l'ibrido. Al posto del ferro lungo, addirittura del legno 5, e poi alla fine tornato indietro al suo mitico legno. Perché ognuno di noi ha delle peculiarità tali per cui magari i ferri performano meglio degli ibridi, o i ferri vanno meglio dei legni, i legni vanno meglio degli ibridi e così. Ferri lunghi meglio dei corti, ferri corti meglio dei lunghi. Nessuno è il bello del golf, ma è il bello della vita, nessuno è uguale a un altro, e quindi è così, sempre, tornando un po' di filosofia. Quindi di conseguenza, non essendo tutti uguali, non possiamo sperare di avere tutti la stessa cosa, anzi poi sarebbe anche noioso, che palle. Userei questa frase di Nicolas Oldano Official per dare un inizio di chiusura a questo video. Ci sta, un'ora e mezzo. È la tipica giornata dove non alzi una palla, ma arrivi alla 18, metti la palla in asta e non vedi l'ora di tornare in campo. La magia del golf. Sì, assolutamente. Verissimo.
Il problema è che a volte non è la 18. Quindi il gioco del golf lo sa e te lo fa capitare spesso alla 18, così dici domani torno a giocare, ma a volte proprio quando meno te l'aspetti, diciamo, che arriva il colpo più giusto. Potrebbe essere nel pieno della crisi, 5 buche di fila che non stanno andando bene e parte il drive della giornata, piuttosto che settimana dove non ne becco una e da lì in avanti faccio il giro della vita. Non si sa, bisogna a volte anche solo aspettare il momento giusto, che poi, diciamo, tutti i pianeti si mettono in fila e riusciamo a giocare bene. Però aggiungo un pezzettino a questa cosa: quando riesci a portare a casa uno score dignitoso in una giornata in cui hai veramente fatto fatica a fare i colpi che ti aspettavi, giusto per usare una parola che è già stata usata, aspettavi di saper fare con una certa tranquillità, ecco che lì secondo me svolti e diventi un giocatore migliore, perché e esci con una consapevolezza e una forza nettamente superiore. Perché fare poco quando si gioca bene è facile, ma fare poco quando si gioca male vuol dire che abbiamo giocato alla grande. Palmer, chi è che diceva non ho mai imparato niente da una vittoria? Cassa che non mi ricordo, potrebbe essere Sam Snead quasi. Snead, come, è una roba del genere. Però sì, sì, comunque, c'era uno. Non ho mai imparato niente da un giro buono, quindi è così. Ok, io direi che, guarda, 15 e 26, abbiamo fatto un'ora e 26. Se volete, doveva essere 20 minuti, eh? Sì, però c'è un 20 c'è per adesso. Ultima domanda, chi arriva? Se no chiudiamo, perché direi che di chiacchiere golfistiche anche a sto giro ne abbiamo fatte proprio cintura nera. E tanto Ale, sì, siamo d'accordo tutti che Ale Rubelli, che è di Maps, che ha detto un giorno ha fatto 74, l'altro giorno ha fatto 86. Sì, perché quello è golf, però lui comunque gioca da Dio. Quando vi vediamo? Ma in realtà ha fatto 86 perché ha fatto 27 buche. Ci vediamo? Quando vi vediamo? Adesso. Quando ci vediamo? Quando ci vediamo. Quando faremo la reunion e la giornata per il Rat Trap Challenge, che sono i due eventi che stiamo studiando per l'anno prossimo. Usciranno news, iscrivetevi alla newsletter perché è l'unico modo per sapere quando faremo queste cose, essere sicuri di non perdersi la data e per potersi iscrivere anche per primi, perché saranno comunque, cercheremo di farla più larga possibile per far giocare e esserci tutti quelli che vorranno, però chiaramente poi tutti i posti hanno un limite. Attenzione! È stata una bella diretta? Dipende! Bravo! Con questo io chiuderei. Dipende, sì, esatto. Dipende dall'aspettativa, aggiungerei. Dall'aspettativa che avevamo all'inizio. Quindi sì, è stata bella? Dipende. Per me è stata bella, ho bevuto il mio caffè con B2G. Virus Golf ci chiede se la mettiamo anche su YouTube, forse non lo so se questa la metteremo anche su YouTube, però rimane qua su Instagram, quindi nel caso la puoi ascoltare tranquillamente tutta integrale su Instagram se sei arrivato dopo e ti fa piacere. Su YouTube ci pensiamo, non lo so, perché adesso stanno uscendo un sacco di contenuti, soprattutto sulla Rider. Abbiamo una sorpresa Rider, rimanete sintonizzati, si dice, dicono così quelli fighi. Stay tuned. Perché ormai dobbiamo parlare inglese, ok, e come dicono tutti, tutto dipende e ci sta. E come al solito adesso strocca il bottone X, Y, Z, termina, ora.